tutto quello che permetterà alla scuola di funzionare deve essere pattuito. Le famiglie quindi sottoscriveranno un patto di corresponsabilità insieme al Comune di Ravenna. In tale patto sono contenute e condivise le linee generali del servizio, che quest'anno comprende anche la misurazione della temperatura corporea, oltre alle scelte delle attività che verranno svolte all'interno delle sezioni, passando per il tipo di accoglienza ai bambini, l'organizzazione del prescuola e la possibilità di un post scuola, nonché l'impegno dei genitori ad assicurarsi e sincerarsi delle condizioni di salute dei propri figli prima di portarli in comunità. Per i genitori con un background migratorio sarà possibile ricevere il patto di corresponsabilità tradotto in lingua. In queste ore si stanno infatti traducendo i testi per poterli poi consegnare ai genitori con eventuali difficoltà linguistiche. È bene in definitiva che il documento strategico sia completamente compreso da tutti. La situazione per quanto riguarda gli asili al momento come l'organizzazione? In questi giorni sono partite le riunioni di sezione con i genitori, sia vecchi frequentanti che con i nuovi frequentanti, per programmare gli ambientamenti. Abbiamo approvato questa mattina le linee di indirizzo che poi comporranno di fatto il patto di corresponsabilità che sottoscriveranno i genitori insieme al comune, e dove dettiamo le norme che condividiamo per riaprire e per ripartire in sicurezza, quindi dalla misurazione della temperatura all'ingresso dei servizi, che è una precauzione che il comune di Ravenna ha ritenuto, anche in accordo con le rappresentanze dei lavoratori, di introdurre appunto nello 06. Ci sarà appunto la predilezione alle attività all'aperto, e quindi diciamo continuiamo la nostra tradizione di outdoor education. Ovviamente viene prediletta la stabilità dei gruppi, quindi le attività saranno attività di sezione, e così come l'accoglienza e la dimissione dei bambini saranno svolte dall'insegnante della sezione, e appunto le attività saranno fatte all'interno degli spazi che abbiamo appunto poi anche reso più aerosi e per mettere appunto le attività in sicurezza dei bambini e delle insegnanti. È previsto anche il rilevamento della temperatura corporea per i genitori anche? La temperatura è prevista, appunto, la rilevazione della temperatura per i bambini e le bambine, ma anche per gli adulti, soprattutto ovviamente per quelli che sono in fase di ambientamento, quindi diciamo gli unici adulti che oltre agli insegnanti entreranno dentro la struttura saranno i genitori in fase di ambientamento, a cui sì, misureremo la temperatura. Caso si riscontrassero linee di febbre, come si interviene? Allora, se questo succede diciamo durante la giornata, il bimbo o la bimba verranno accompagnati in uno spazio diciamo isolate dal resto del gruppo, e ovviamente verrà poi contattata la famiglia per riportare il bimbo a casa o la bimba a casa. Dopodiché partirà il protocollo sanitario, che diciamo nella sua versione definitiva attendiamo dalla regione, ma che ovviamente vedrà il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta innanzitutto, poi ovviamente dell'igiene pubblica e della pediatria di comunità. Quindi diciamo che il patto di corresponsabilità va anche a definire un'alleanza che ci deve essere, e una fiducia che ci deve essere tra i nostri servizi, le famiglie che lo frequentano e ovviamente il sistema sanitario. Quindi laddove c'è una febbre si deve lasciare il bimbo a casa, come prima, mi viene da dire, però ecco, laddove si dovesse riscontrare una febbre durante l'attività, poi parte appunto il protocollo, quindi si parla col pediatra. Se il pediatra non riscontra che ci siano, ecco, diciamo analogie rispetto al virus, al coronavirus, riammetterà il bimbo a scuola. Stiamo ancora attendendo diciamo una specifica sul tema del certificato per riammettere il bimbo a scuola, e questo appunto nelle prossime ore speriamo che la regione ci possa dare indicazioni specifiche a riguardo.